adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Ciao ragazzi, chissà quante volte anche voi come me avrete pensato di andare in qualche ristorante cinese ad assaggiare il famoso sushi. Prima di mangiare questa prelibatezza voglio avvisarti che mangiando pesce crudo potresti anche ingerire dei parassiti. Uno di questi parassiti presenti nei pesci è la Anisakis. Questo parassita è presente in quasi il 40-50% dei pesci che vengono consumati sulla nostra tavola. A differenza dei pesci, questo parassita, una volta entrato nell'intestino umano, non riesce a riprodursi, ma può ugualmente creare dei seri problemi, causando ulcere e perforazioni. L'unico modo per prevenire questo parassite è quello di bollire il pesce prima di mangiarlo. Taenia solium. La Taenia solium, comunemente conosciuta come verme solitario, si trova in ogni parte del mondo. L'animale primario ospite è il maiale. Una volta ingerito, non ci si accorge nemmeno di averlo, tranne per un rapido dimagrimento. Se non si interviene subito, questo parassita può crescere e rilasciare dal suo ano dei segmenti di teni. E se non si interviene in fretta, può anche portare alla morte. Echinoloculus è un parassita presente nei cani. Nello stadio larvale si trova in vari mammiferi, tra cui bovini, suini e ovini. Anche l'uomo può contrarre il parassita. Una volta entrato, questo parassita provoca echinococcosi cistica, che col passare del tempo, a causa della pressione delle cisti sui tessuti e sulle ossa, può causare lesioni o la loro rottura, con la possibile perdita della vista o la morte per shock anafilattico. Questo parassita viene trasmesso tramite la puntura di una zanzara ed è presente soprattutto nel continente africano. Questo parassita si muove nell'uomo nei tessuti sottocutanei, causando infiammazioni della pelle. Le zone più colpite sono i polsi e le caviglie. Molto spesso però possono raggiungere anche gli occhi. L'unico modo per eliminare questo parassita è la rimozione chirurgica. La Trichinella spinalis è un parassita diffuso in tutto il mondo. Questo parassita può infettare molte specie di mammiferi, compresi molte specie di uccelli. Lo stesso riesce ad entrare nel corpo umano attraverso la carne di suino poco cotta. Una volta ingerito, le larve del parassita attraversano il circolo sanguigno e l'intestino, raggiungendo i muscoli striati, dove creano delle cisti. I primi sintomi più evidenti è la diarrea, accompagnata da dolori muscolari, debolezza, forte sudorazione e febbre. Questo verme parassita è la causa di una malattia chiamata ascariasi, diffuso in tutto il mondo, soprattutto nelle aree dove le norme igieniche sono molto scarse. Una volta infetti, le larve del parassita si riproducono muovendosi in tutto il corpo dell'ospite. Dopo di ciò il parassita incomincia ad assorbire tutto il nutrimento del malcapitato, ostruendo tutto il tratto intestinale. Purtroppo, in questi casi, bisogna intervenire chirurgicamente per rimuovere il parassita. Questi sono i parassiti che potresti ingerire se mangi roba cruda, come pesce o carne. Tuttora oggi, anche in Cina, ci sono molti casi di questi parassiti che vengono contratti tramite alimenti crudi. Il video finisce qui e noi ci vediamo alla prossima, come al solito. Ciao!